Buongiorno a tutti, oggi 27 dicembre 2018, il video si intitola I diritti degli aborigeni italiani e l'articolo 340 del TFUE. Il video comincia appunto presentandovi sulla destra la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene. Questa idea di andarmi a leggere questa dichiarazione delle Nazioni Unite viene dal fatto che sono arrivato alla conclusione che oggi gli italiani hanno meno diritti degli aborigeni. E quindi sono andato a leggermi i diritti che sono stati riconosciuti in questo trattato che è stato firmato da praticamente tutte le nazioni delle Nazioni Unite. Allora, vi leggo i primi quattro articoli per avere un'idea. Articolo 1. I popoli indigeni hanno il diritto al pieno godimento come collettivo o come individui di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, come riconosciuto nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nella Legge Internazionale sui Diritti Umani. Articolo 2. Le popolazioni indigene e gli individui sono liberi ed uguali a tutti gli altri popoli e individui e hanno il diritto di essere liberi da qualsiasi tipo di discriminazione nell'esercizio dei loro diritti, in particolare quelli basati sulla loro origine o identità indigene. Articolo 3. I popoli indigeni hanno il diritto all'autodeterminazione. In virtù di tale diritto, essi determinano liberamente il loro status politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale. Sviluppo economico, sociale e culturale. Articolo 4. I popoli indigeni, nell'esercizio del loro diritto all'autodeterminazione, hanno il diritto all'autonomia o all'autogoverno nelle questioni relative ai loro affari interni e locali, nonché modi e mezzi per finanziare le loro funzioni autonome. Ecco, questa è una cosa molto importante perché in pratica, per quanto riguarda la questione economica, mi interessa la frase dell'articolo 3 che dice perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale, e l'articolo 4 dove parla del diritto all'autogoverno e all'autonomia, nonché modi e mezzi per finanziare le loro funzioni autonome. Eccoci qua al punto. Quindi, sostanzialmente, l'autonomia e l'autodeterminazione di un popolo è sostanzialmente anche nelle questioni economiche e del finanziamento delle proprie scelte. Ecco perché questi articoli che consentono agli aborigeni, agli indigeni, gli autoctoni, insomma, di un particolare territorio, di avere questi diritti, figuriamoci se non dovrebbero essere applicati anche agli italiani, considerati come aborigeni. E infatti vedo nella sinistra sotto il mio video che c'è un articolo interessante di cui poi metto il link sotto al video che parla del bruzio, la moneta coniata dal comune di Cosenza. Cosenza finalmente sta scoprendo questa possibilità di autodeterminarsi e quindi il comune saggiamente ha cominciato con l'emissione di una moneta, cosa che comunque ha un costo in questo caso perché la moneta è d'argento, però è ovvio che in un secondo momento sarà semplicissimo crearla su blockchain e quindi avere uno strumento più agevole per gli scambi all'interno del comune attraverso tutti quelli che con un po' di pazienza impareranno a usare un borsellino elettronico e quindi a disporre di questa moneta. Questi diritti che qua ho voluto rimarcare proprio in un momento in cui negli Stati Uniti il presidente Trump addirittura è stato anche attaccato su Twitter da Rothschild perché naturalmente sta cercando di riaffermare le sue prerogative presidenziali su questa combriccola di anarchici che tengono in pugno la Federal Reserve, no? La banca centrale degli Stati Uniti.
con interessi opposti, cioè il famoso deep state, poi alla fine si riassume in questa combriccola tra banchieri anarchici e burocrati dello Stato che hanno tradito quello che dovevano essere i loro impegni a favore della nazione, eccetera, eccetera. Cosa che c'è anche in Italia e in tutti gli altri stati cosiddetti occidentali, dove i popoli indigeni, aborigeni, sono stati privati dei loro diritti fondamentali, come in Italia. In sostanza, qua noi nel paese Italia siamo stati privati della sovranità militare attraverso le famose basi americane e siamo stati privati della sovranità economica attraverso gli accordi degli italiani nemici dell'Italia, cioè dei banchieri anarchici e dell'elite oligarchica del paese che appunto si è messo d'accordo con gli altri gruppi internazionali per trattarci come un allevamento di animali ignoranti dei propri diritti. Ora, dicevo, nel caso che qualcuno intendesse reclamare questi diritti, il modo più semplice è quello di fare un ricorso alla Corte europea del Lussemburgo, invocando l'articolo 340 del TFUE, che è il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Andiamo a leggere anche questo articolo 340 che recita: la responsabilità contrattuale dell'Unione è regolata dalla legge applicabile al contratto in questione. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Unione risarcisce conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. Quindi questa è una questione che riguarda la Commissione europea, eccetera, eccetera. Ma il terzo paragrafo recita: in deroga al secondo comma, la Banca Centrale Europea risarcisce conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri i danni causati da essa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. Ecco, questo è il punto che ci interessa dell'articolo 340, con cui un individuo o un'organizzazione di uno degli stati membri dell'eurosistema può rivalersi contro la Banca Centrale Europea per i danni cagionati. E che tipo di danni cagionati? Allora, in primo punto mettiamo il danno cagionato dalla perdita dei diritti degli aborigeni, che sicuramente anche gli italiani hanno. Al secondo punto specifichiamo la questione del signoraggio degli euro creati dalla BCE, dal sistema europeo delle banche centrali, attraverso una frode contabile che nasconde i profitti, così come è stato denunciato sul sito della Banca Mondiale dai bravi Biagio Bossone e Massimo Costa. Al terzo punto mettiamo i danni che la BCE ha procurato attraverso l'azione infedele di vigilanza sulle banche commerciali che hanno permesso a queste, sempre secondo il testo della Banca Mondiale, di nascondere enormi profitti nei loro bilanci e di opprimere tutto il sistema economico con questa pantomima della crisi bancaria per cui bisogna intervenire per salvare queste zecche clandestine. Ecco, direi che questi spunti che vi ho dato oggi per effettuare ulteriori ragionamenti e quindi decidere se, cari italiani, meritate anche voi i diritti degli aborigeni oppure siete peggio, siete trattati peggio degli aborigeni, questo lo deciderete voi facendo le vostre conclusioni e vi metto sotto i link i collegamenti ai vari testi che ho citato per proseguire una serena analisi. Con questo vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Grazie.